Questi 9 anni di lotta per le idee, ho affrontato la prigione con tanta serenità e tanto coraggio morale, e mai l'ho sopportata con minore fastidio. E mi sembra neanche di essere in prigione. Ho i libri a me cari, mi è stato concesso di leggere i giornali, studio, leggo e scrivo da mani a sera. Ed è tanta la quiete spirituale che è in me, che non sento nemmeno il desiderio della libertà. E quando scoccherà l'ora del bello e del grande cimento, ognuno di voi, ognuno di noi, saprà compiere il proprio dovere e saprà ben morire per sapere ben vivere. Date al popolo la libertà, perché per il popolo il problema di patria è essenzialmente un problema di libertà. Toglietegliela e vi toglierete la patria. Ho fatto ininterrottamente la scuola tra una prigione e l'altra, con qualche puntata in esilio. Ho patito fame, freddo, di leggi, vituperi, mortificazioni senza mostrare a nessuno i miei patimenti. Ho vissuto dei mesi con semplice pane e ricotta, ovvero con un piatto di spaghetti da 4 soldi mangiato una volta al giorno. Se avessi avuto animo di speculatore, o se avessi per un solo attimo transatto con la mia coscienza, ora avrei una posizione economica invidiabile. Ma siccome io so, sento che un soldo solo illecitamente guadagnato costituirebbe per me un rimorso mortale e mi abbasserebbe talmente dinanzi a me stesso da uccidermi spiritualmente, così posso tranquillamente prevedere che la povertà sarà la compagna invisibile della mia non lunga vita. I nostri corpi resteranno come pietre miliari sul cammino della libertà. Lettera alla donna amata, dal campo, 12 settembre 1915. Ho amato le mie idee più di una madre, più di qualsiasi amante cara, più della vita. Le ho servite sempre ardentemente, devotamente, poveramente. Che anche la povertà ho amato come San Francesco d'Assisi e Fra Jacopone, convinto che il disprezzo delle ricchezze sia il migliore e il più temprato degli usberghi per un rivoluzionario. Ho cercato sempre di adattare la mia vita ai dettami morali della mia dottrina, e pur non essendovi riuscito, che la carne è fragile, ho l'orgoglio di asserire che il mio sforzo è stato sincero e costante. Se il destino lo vorrà, morirò senza odiare nessuno, neanche gli austriaci, con un gran rimpianto. Quello di non aver potuto dare tutta la somma delle energie che sento ancora richiuse in me alla causa dei lavoratori, con un gran soddisfazione di aver sempre obbedito ai voleri della mia coscienza. Ed ora, a te, amica, io ti voglio tanto bene. Ed esso è tanto maggiore di quanto la lontananza l'ha materializzato, liberandolo di tutte le storie del desiderio. Io ho molto amato le donne, cercando sempre la donna. In te mi pareva di averla trovata, e quando mi compiaceva di questa insperata fortuna, la guerra ci ha violentemente allontanati. È un altro affetto, e non dei miei, che ho sacrificato sull'ara della patria.
patria amata tanto più disperatamente, tanto più devotamente, quanto ella è stata ingrata con me, generosa solo in manette e in prigione. Se io vorrò, questa lettera sarà anche per gli amici. Se io vivrò, sarà solo per la mia piccola, indimenticabile, cara amica, che io bacio tanto.